Bentornati al nostro appuntamento con il personaggio. In questa puntata è nostro ospite il livornese contrammiraglio Andrea Agostinelli, che in questo momento sta svolgendo l'incarico di commissario straordinario del porto di Gioia Tauro. E dato che in questa trasmissione abbiamo anche il supporto di immagini e di foto, vorrei subito partire con un'immagine dove emerge un dato significativo perché mette in mostra subito una percentuale di traffici nel porto di Gioia Tauro che si attesta al 39%. Ecco, la vediamo in questa schermata, si tratta di un quotidiano di prestigio, il Sole 24 Ore. Il porto di Gioia Tauro è ripartito traffico container più 39%. Allora, la prima domanda che vorrei subito rivolgere a Andrea Agostinelli, che abbiamo il piacere di avere qui con noi, in un momento in cui i porti registrano a livello generale in tutto il nostro paese dei dati in flessione. Come ha fatto Gioia Tauro? Questo è un dato recentissimo, il quotidiano è uscito pochi in questi giorni. Come ha fatto Gioia Tauro a raggiungere questo eccezionale risultato? Innanzitutto grazie, grazie per l'invito e grazie per l'enfasi che avete messo su questa notizia che noi aspettavamo da tanto, tanti anni. Io faccio il commissario, come lei giustamente dice, da 5 anni a Gioia Tauro e vi posso assicurare che 4 anni non sono stati 4 anni felici, con una crisi di traffici drammatica che è durata quasi 10 anni e con un cambio nella gestione del famoso terminal contenitore che ha portato e sta portando a questi risultati. È un po' il paradosso Gioia Tauro quello che stiamo vivendo in questo momento perché, come lei giustamente ha sottolineato, non solo i porti italiani in questo momento di post-Covid, post-emergenza epidemiologica, hanno certamente rallentato, ma non solo i porti italiani, e Gioia Tauro rappresenta un paradosso mondiale. Mentre tutti i porti del pianeta stanno perdendo anche in doppia cifra, questi sono i risultati di un terminal, di un porto del sud. Chiaramente acquistato da un armatore, da un imprenditore che è un colosso su base mondiale e che fa di Gioia Tauro il perno dei suoi traffici e dei suoi scambi e del suo transshipment. Ecco, quindi un risultato appunto da valorizzare in un'area sicuramente non facile. Ecco, come si presenta oggi il porto di Gioia Tauro? Si parla sempre di un porto di transshipment dove appunto, poi lo spiegherà meglio, l'ha detto, ma arrivano queste grandi navi enormi, lo vediamo già da un'immagine del genere che già soltanto a vederla in questa foto fa veramente impressione, sono colossi del mare e poi da qui invece arrivano le navi più piccole, feeder, che poi portano in altri porti, però non solo porto di transshipment, quindi Gioia Tauro in che contesto si inserisce e anche che prospettive si pone? Dunque, lei mette molta carne al fuoco, vediamo di analizzarle partitamente. Innanzitutto, quella che vedete è la motonave Sixin. La motonave Sixin è una delle 11 navi dell'armatore, appunto MSC, le più grandi navi portacontenitori del mondo. Queste navi, questa classe di navi, ce ne sono 11 solo di MSC, che vengono a rotazione nel porto fondamentale, possono portare 24.000 contenitori e sono in questo momento le navi che possono portare più contenitori al mondo. È in progetto, è in cantiere una nave da 25.000, ma non è stata ancora varata. Dunque, Gioia Tauro è un porto artificiale creato 25 anni fa, ai fondali. Ha tutte le caratteristiche tecnico-nautiche più importanti per contare in un sistema mondiale del trasporto, perché ha fondali da 14,5 a 18 metri, ha un bacino di evoluzione di 850 metri, ha un canale di ingresso e di navigazione largo 260 metri che può essere appunto impegnato anche da queste navi, perché noi bisogna fare i conti, come lei immaginerà, col fenomeno del gigantismo navale. Quando 25 anni fa fu creato il porto di Gioia Tauro non era certo adatto per queste navi, ma è un porto nuovo, regge questo tipo di traffici e noi praticamente dobbiamo solo assicurare i fondali con opere di livellamento e di dragaggio periodiche costosissime,
Ma ecco, state vedendo per esempio una manovra d'ingresso di queste supernavi nel nostro bacino di evoluzione, le navi entrano e poi a marcia indietro vengono portate dal nostro servizio di rimorchio, dai servizi tecnico-nautici che continuo sempre a ringraziare, vengono portate all'ormeggio. È un porto, ripeto, moderno, funzionale, meraviglioso, all'altezza dei più grandi porti del pianeta, del mondo, e con l'arrivo di queste navi è veramente un porto che si parifica a Tangeri e altri porti importanti come Barcellona e come Valencia. Ecco, ha fatto riferimento ai fondali che sicuramente rappresentano una risorsa importantissima per i porti. Un altro fattore essenziale, un altro aspetto essenziale sono i collegamenti intermodali, perché sappiamo che poi una volta che le merci arrivano in un porto hanno bisogno di muoversi. Da questo punto di vista cosa si sta facendo nel porto? Lei tocca un tasto dolente, perché per ora abbiamo parlato del transshipment, che è essenzialmente il trasbordo dalle navi madri, quelle che avete visto, alle navi feeder che lei citava, che poi vanno nel Mediterraneo portando una parte del carico. È un porto leader nel transshipment, quest'anno facciamo 3 milioni e 300 mila contenitori, con un aumento credo stimato alla fine dell'anno del 30% rispetto al 2019, però non basta perché sì. Non moriremo a porto di transshipment, negli ultimi 3 anni e mezzo abbiamo costruito una ferrovia, un gateway ferroviario, e lo stiamo dando in esercizio a una società collegata all'armatore terminalista, e abbiamo moltissimi problemi nel far esercitare questa ferrovia, ma credo che i problemi siano in via di soluzione, e quindi avremo anche una quota di contenitori che usciranno dal porto, e quindi il porto non sarà più solo un porto di transshipment, ma sarà anche un porto gateway, e io credo nel 2021 arriveremo anche a questo risultato. Ecco, il porto rappresenta sicuramente un volano di sviluppo per l'intero territorio e quindi le chiedo anche come è stato accolto in questo territorio, diciamo da toscano, da livornese, anche l'impatto che ha avuto con le persone, con questa realtà. Poi vedremo, parleremo magari anche delle sue esperienze precedenti, però intanto un dato che vorrei dare, ha avuto anche la cittadinanza onoraria proprio del comune di San Ferdinando, quindi che sensazioni? Ma è una bella sensazione, guardi, innanzitutto io credo che io non sono nato gestore di porti, sono un ufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto, poi magari ne parleremo, quindi non nasco imparato in questo mestiere. È stata un'esperienza straordinaria che ha preso tutta la mia passione, e credo che magari quel sindaco di San Ferdinando che mi ha concesso l'onore della sua cittadinanza onoraria abbia visto proprio l'aspetto della passione e dell'entusiasmo che nei tempi più difficili e oggi nei tempi un po' più sereni caratterizzano la nostra azione nel porto. Ecco, vediamo appunto la foto nella sua divisa, quindi come nasce anche la passione per il mare, per questo percorso e poi anche quello che le ha dato, dove poi è arrivato anche con l'incarico che riveste oggi. Ma guardi, è una bella domanda, mi dà l'onore che la mia passione per il mare, per il Corpo delle Capitanerie di Porto, per la Guardia Costiera, per tutto quello che ho fatto in questi 34 anni, nasce da un personaggio livornese che voglio ricordare, che è l'ammiraglio Raimondo Pollastrini. Ho Certo. conosciuto l'ammiraglio Pollastrini prima di entrare nel Corpo, è stata per me un faro, una guida, un uomo di una umanità straordinaria, e credo che la città di Livorno prima o poi, quando sarà il momento, dovrà dedicare qualcosa a un grande figlio di questa città, che era l'ammiraglio Pollastrini. Ecco, e poi appunto piano, il percorso che ha intrapreso, quindi prima di arrivare intanto a commissario dell'autorità portuale di Gioia Tauro, perché comunque si definisce così in un sistema di autorità di sistema portuale, è rimasta diciamo con questa definizione. Poi magari sarà anche diciamo curioso vedere come diciamo perché e come si vive questa realtà, però cosa ha fatto prima, come ci è arrivato a questo traguardo? Ci sono arrivato con tutta una carriera nel Corpo delle Capitanerie di Porto. Io sono stato, ho lavorato in città, in porti come Monfalcone, ho fatto il comandante a Sanremo, provincia di Imperia, un bellissimo comando, molto impegnativo. E poi ho fatto l'insegnante in Accademia Navale, ho prestato servizio come comandante secondo a Portoferraio, la capitaneria di Portoferraio,
non ho quasi mai lavorato a Livorno, a parte il periodo dell'Accademia. E poi sono stato comandante a Rimini, comandante a Salerno, c'era un'immagine prima di Salerno, e sono stato direttore marittimo di Reggio Calabria e quindi della Calabria. Nel frattempo ho svolto incarichi anche presso il Comando Generale di Roma, ho fatto il capo ufficio e poi anche il capo reparto a Roma. Quindi ho percorso proprio tutto il cursus honorum della nostra carriera, molto faticoso in giro per l'Italia, ma sempre con delle esperienze straordinarie e bellissime. Qui tra l'altro vediamo in un incontro dove alle sue spalle si vede, però abbiamo la sì, presenza... Sto facendo ombra al sindaco De Luca, all'epoca sindaco della città di Salerno. Stavamo presentando una manifestazione per la sicurezza dei bagnanti e del diporto in quel di Salerno, in quella estate, credo del 2010-2009. Molto bella come manifestazione, tra l'altro. Ecco, questo sud che comunque ha tanta voglia di riscatto, questa voglia di esserci, vedremo poi tra l'altro anche nelle immagini la visita del ministro Provenzano presso l'autorità portuale di Gioia Tauro, che aria si respira e anche le grandi potenzialità che ha questo territorio. Guardi, ecco, vediamo l'immagine, infatti, con la... Allora, qui sì, qui c'è il ministro Provenzano, ma poi sono venuti tutti, ripeto, quando questo caso è montato, questo caso di Gioia Tauro come porto veramente in grande crescita, è stato un porto attenzionato dalla politica. Io devo solo ringraziare la politica che si è interessata di noi. C'è un gap infrastrutturale che però non devo sottacere. C'è un gap infrastrutturale perché noi costruiamo la ferrovia del porto, ma poi la ferrovia del porto si deve unire a una dorsale tirrenica, a una dorsale ionica e poi adriatica, che sono molto indietro come alta capacità, figuriamoci come alta velocità. Quindi il sud mantiene dei gap infrastrutturali molto, molto pesanti con i porti del nord, su questo bisognerà fare i conti. Che poi questo è anche... un problema che in questo momento stiamo vivendo un po' anche in tutto il paese, faccio riferimento anche alla situazione che Genova sta vivendo, pure Grande Porto, ma con il problema appunto delle infrastrutture, delle strade che stai avendo molto forte, quindi comunque ecco, questo discorso dell'intermodalità, della connessione dei porti è davvero un elemento al tavolo del Ministero, in questo caso della Ministro Paola De Micheli, fondamentale, perché altrimenti anche nella fase per esempio del lockdown i porti non si sono fermati, il trasporto non si è fermato, è chiaro che è fondamentale comunque dare un occhio di riguardo proprio alla facilità per fare muovere e per far lavorare il trasporto. Lei dice tocca un argomento giustissimo. Ecco il ministro Paola De Micheli, quindi le istituzioni che sono venute, che hanno fatto visita al porto di Gioia Tauro. Stavano visitando quelle tre gru verdi che lei vede sullo sfondo, sono le tre gru che l'armatore ha fatto venire dalla Cina, forse dopo ci saranno anche altre fotografie di queste gru che hanno avuto hanno avuto un viaggio molto, molto divertente e anche pericoloso e anche impegnativo per arrivare a Gioia Tauro. Ora sono state fissate in banchina, eccole qua. Le vedete enormi. Arrivare su una chiatta cinese che ha fatto il giro del mondo perché non poteva passare dal canale di Suez, ha dovuto fare il periplo dell'Africa e risalire poi da Gibilterra. Sono finalmente arrivate, stanno per finire il commissioning, per cui stanno per entrare in funzione, e pensi che facciamo più 39 senza queste gru, che sono le gru idonee per lavorare su quelle supernavi che avete visto. Sì. Quindi stanno lavorando con le gru vecchie e nonostante questo i risultati vedo che stanno arrivando. Questa è un'altra foto del porto, vediamo qui appunto tutti i container, che anche per avere un'idea in termini numerici, si può fare una stima delle persone che lavorano in porto, diciamo anche proprio come attività dell'indotto, quindi si va anche oltre? Ma guardi, se dico 4.500, 5.000 lavoratori, non dico una fesseria, lei tenga presente che ci sono il porto di Gioia Tauro si compone di due terminal, il terminal contenitori che vedete qui in primo piano che impiega 1.500 lavoratori. Tra impiegati e lavoratori di piazzale sono 1.500, e sono tanti. Poi ne impiega altri 200 di ditte esterne, poi abbiamo un altro terminal che si occupa di autoveicoli, è il terminal di Grimaldi, recentemente fuso da Grimaldi in Automar, quindi è diventato Grimaldi 100%, ma lì i lavoratori saranno nemmeno un centinaio, e poi con l'indotto noi arriviamo a 4.000-4.500 famiglie che vivono del porto di Gioia Tauro.
Credo che sarà un problema di crescita quello che si appresta a vivere il Porto di Gioia Tauro, nel senso che sarà più un problema di forza lavoro che non di banchine, perché noi abbiamo 4 km di banchine, i fondali, gliel'ho detto, sono perfetti, l'armatore ha voglia di mandare navi e di riempire il porto continuamente. Lavorare però con 13, 14, 15 mani di lavoro contemporanee, quindi su 15 gru, significa avere moltissimi lavoratori, avere turni, avere la Certo. possibilità di impiego e di qualificazione professionale, che sarà il nostro prossimo impegno e l'impegno del terminalista nei mesi a venire. Certo. E tra l'altro appunto sappiamo anche che con tutte le caratteristiche sul fronte sicurezza, sul fronte che il lavoro portuale, che è un lavoro altamente delicato e rischioso, comporta. Mi sembra anche di aver letto che proprio per le difficoltà che negli anni scorsi il porto affrontava c'era proprio un rischio di dover affrontare dei licenziamenti che invece è stato superato interamente, anzi qui si parla di un incremento. No, ora la situazione è totalmente, completamente cambiata. Guardi, no, noi 2 anni fa abbiamo avuto 377 licenziamenti nello stesso terminal, 377 licenziamenti e 500 poi promessi a breve scadenza, e allora poi l'autorità portuale mise in mora il terminalista e il terminal non era più competitivo, non era più produttivo, e partì una lunga procedura che poi alla fine ha portato il terminalista a vendere le proprie quote e le ha vendute a una società che noi sappiamo essere riferimento di MSC, di appunto. Questa è l'antefatto. Oggi, ripeto, abbiamo un problema di abbondanza. Oggi veramente tocchiamo un problema di sicurezza dei luoghi di lavoro, perché noi sappiamo di turni molto usuranti, perché le navi devono essere lavorate, c'è un problema anche di assenteismo, perché no? Perché non parlarne? Ne abbiamo parlato pubblicamente di queste problematiche, quindi credo che noi dovremmo affrontare un problema anche di abbondanza, di nuove assunzioni, di qualificazione professionale dei nuovi lavoratori. Ecco, intanto continuano a scorrere le immagini, qui vediamo la visita dell'ex ministro Toninelli, sempre a Gioia Tauro, prima visto il ministro De Micheli, quindi comunque le istituzioni sono state presenti anche proprio per capire un po' come questo porto, il porto del Sud, uno dei porti più importanti a livello europeo mondiale, si sta muovendo. Sì, io devo dire grazie alla politica, ripeto, l'ho già detto prima, perché Toninelli è venuto 5 volte a Gioia Tauro, e non è poco che un ministro venga 5 volte nello stesso porto. Lui ne ha fatto proprio una battaglia personale, io devo dire che lo ringrazio, perché questa battaglia poi ha avuto un esito felicissimo. Ma è venuto anche il suo successore, era venuto il predecessore, era venuto il ministro Delrio, che poi io devo particolarmente ringraziare, perché fu il ministro Delrio a affidarmi il primo incarico di commissario ormai quasi 5 anni fa. Ministro Delrio, che tra l'altro aveva colui che è autore della riforma, no? Della riforma, e però appunto come si diceva prima, il porto di Gioia Tauro è rimasto nell'autorità portuale, quindi una sorta un po' di anomalia. Tra l'altro lo ricordiamo, il commissario Agostinelli da oltre 3-4 anni, quasi 5, è commissario, ma ha trovato una situazione già in precedenza di commissariamento nel porto. Sì, perché il ministro Delrio commissariò tutte le presidenze e poi le riassegnò con una manifestazione curriculare di interesse pubblico, cioè chi aveva interesse si presentava, presentarono 350 curricula e il ministro Delrio scelse i presidenti di 13 autorità portuali che si trasformarono ipso iure in autorità di sistema Sistema, portuale. certo. Non lo fece per l'autorità di Gioia Tauro, perché lui sognava di fare un'autorità dello stretto di Messina che fosse composta da Gioia Tauro e da Messina, ma incontrò un contrasto, incontrò la contrarietà dei parlamentari siciliani, e quindi questo sogno di Delrio non si avverò, e purtroppo l'autorità portuale di Gioia Tauro è rimasta tale, senza presidente, e attualmente è ancora senza presidente, quindi è un'autorità, oserei dire in questo momento, di serie B rispetto alle altre che sono autorità pienamente realizzate. A proposito, le anticipo, vorrei poi farle E su sentire. questo poi le faccio anche un esempio, se mi azzardo questa piccola considerazione, perché leggevo l'altro giorno che l'autorità di sistema portuale di Livorno sta predisponendo dei concorsi Sì? per delle Sì? nuove assunzioni, e ho letto che gli organici si dovranno attestare a 150, benissimo. Noi a Gioia Tauro siamo in 23, però
per quattro porti, mentre a Livorno ce ne sono, mi ricordo, due, perché c'è a Livorno. Livorno Piombino più i porti, quelli è Piombino. Delle, noi delle abbiamo isole. Quattro porti e siamo in 23 persone. Mi dica lei come possiamo affrontare la congerie, la mole di cose, di procedure, di cose certo. da fare in così pochi. Quindi c'è proprio una questione di organico. Assolutamente, insomma, assolutamente. La richiesta. Ecco, volevo farle poi sentire un contributo con un video, però volevo spiegare anche questa immagine che si vede con un altro rappresentante politico. No? Questa è la, presidente, la nuova presidente della Giunta regionale calabrese, che durante la campagna elettorale della Regione Calabria venne a trovare, non conosceva il porto e rimase molto colpita dalle potenzialità di questo porto, dai risultati di questo porto, ha vinto le elezioni, si è tenuta la delega al porto, non l'ha affidata, quindi lei gestisce direttamente i miei rapporti, sono direttamente con lei, la cosa che mi fa piacere perché dimostra l'interesse di un'intera regione per il suo porto più importante e di gran lunga più importante. Certo. Ecco, quindi a questo punto le vorrei far ascoltare l'intervento di Federico Barbera, con cui abbiamo, diciamo, in questi giorni anche affrontato la puntata, la trasmissione Fronte del Porto, dove appunto parliamo delle varie realtà sia per quanto riguarda i porti del sistema portuale dell'Alto Tirreno, come faceva riferimento, ma della portualità in generale a livello nazionale, quindi affrontando varie situazioni anche di criticità che alcune autorità di sistema portuale stanno affrontando. E Federico Barbera in questo intervento interviene proprio, Barbera presidente di Assimprese qui sul territorio, il nostro territorio, interviene proprio sulla realtà del porto di Gioia Tauro. Volevo farla ascoltare, ascoltiamola insieme. Mi piacerebbe poter parlare col ministro e chiedergli: signora ministro, ma perché non nomina il presidente di Gioia Tauro? Sono tutti d'accordo sulla bontà dell'ammiraglio che è commissario a Gioia Tauro. Sono 4 anni. Ma è possibile che non si riesca in questo paese a nominare una persona che è stata giudicata valida? Non avete nemmeno tanti problemi, vorrei dirle, di accontentare la comunità portuale, perché a Gioia Tauro uno c'è, che si sta spendendo, dicendo: guardate che per noi questo ha fatto bene in questi anni di commissariamento. Quindi, per favore, nominatelo, perché fra essere commissario, cioè avere già una data di scadenza, e sapere che domani mattina puoi anche essere rimosso, fa la sua differenza. Quindi queste sono le situazioni che sinceramente abbiamo difficoltà a capire. E ci danno un po' anche, come dire, un indice di quali sono i problemi del Paese. Mancanza di capacità o di coraggio di decidere dagli organismi che sono predisposti per questo. La mancanza di norme che evitino l'incartamento, come è successo a Trieste, dove tutto è andato secondo norma e si è commissariato un'autorità portuale che tutto doveva essere, meno che commissariata. E infine le lotte che ci interne della politica che si trasferiscono sui beni usufruibili dai cittadini, che sono un vero patrimonio del territorio, che viene disarmato di fronte alla litigiosità di una politica dove non ci sono più avversari, ma ci sono ormai soltanto nemici da abbattere, con tutto quello che può seguire. Quindi appunto i punti che ha toccato Barbera, Gioia Tauro, ma anche questa un po' situazione di altri porti dove in qualche modo si rivela un'incapacità, dice, di decidere, di affrontare le questioni, veramente andare proprio a risolverle. Sì, guardi, mi mette in imbarazzo rispondere a questa domanda. Io non conosco il dottor Barbera, credetemi, non so chi sia, lo devo ringraziare, lo contatterò per la fiducia che lui mi accorda. Ripeto, abbiamo solo lavorato con grande entusiasmo, con grande passione, in una situazione, mi creda, molto difficile all'inizio, veramente molto difficile, complicata, quasi senza una via d'uscita. Abbiamo avuto anche molta fortuna e credo che ogni tanto l'entusiasmo paghi. Speriamo che la politica poi si possa accorgere di certe cose, io ho fiducia. E poi appunto servono fatti concreti. Vediamo in questa immagine, in questa nuova fotografia, la presenza di Aponte, MSTC,
che è davvero una risorsa preziosa per il... Guardi, questo mi dà l'occasione per dire una cosa. Io ho conosciuto il comandante Aponte 3 volte, sono andato anche nella sua sede ginevrina a parlare di affari, perché lui poi è un uomo che bada poco alle ciance, riunisce i suoi capistruttura e trasforma la sua scrivania in un campo di battaglia, decidendo strategie. È un profondo conoscitore del porto di Gioia Tauro, ha sempre voluto avere il controllo del terminal, perché vede il terminal di 1.600.000 metri quadri, lui non ce l'ha in nessuna parte del mondo se non il terminal nel deserto dell'Arabia Saudita, dove loro hanno un controllo di un terminal vastissimo, ma è il deserto dell'Arabia Saudita, il porto è King Abdullah Port in Arabia Saudita. In nessun'altra parte del mondo loro hanno un terminal come quello di Gioia Tauro, grande, enorme, con una ferrovia nuova di zecca collegata al terminal, con 4 km di banchine a 16, 17, 18 metri. È un uomo di grande praticità, ha promesso 4 milioni e mezzo di contenitori, io credo che li possa mantenere con grande facilità fra il 2021 e il 2022. A quel punto credo che Gioia Tauro possa diventare leader in campo europeo nel movimento di contenitori, ma non sarà tutto, non sarà la nostra vittoria quella. La nostra vittoria è fare aprire un contenitore in Calabria. Questo sarà molto più difficile, perché se lei mi parla di zone economiche speciali e di altri artifici della politica, sono strumenti molto complicati. Noi cerchiamo di far nascere una modesta logistica portuale a Gioia Tauro, siamo sicuri di riuscirci con l'aiuto anche dell'armatore, del terminalista, di Grimaldi. È una sfida che accettiamo e siamo sicuri di portare a terra. Ecco, qui anche noi siamo in chiusura, però ecco, l'ultima domanda che le volevo porre, appunto, come vede il futuro di questo porto? Ma guardi, se noi avremo armi pari con tutti gli altri porti, Gioia Tauro ha dei grandi numeri. Ripeto, è un porto non costruito in una città, in un centro storico, non è un porto affogato dal traffico, o l'esempio potrebbe essere l'esempio di Genova, come lei faceva prima. È un porto costruito in un'area extra cittadina, 50 km fuori da Reggio Calabria, per esempio. Quindi è un porto che ha enorme potenzialità se veramente la ferrovia sarà ristrutturata, come è nei progetti ministeriali. E io credo che abbia grandi, grandi possibilità. Mi viene a mente solo una trasmissione televisiva che era Report, che addirittura venne a Gioia Tauro e fecero una simulazione. Dice: se il mappamondo fosse rovesciato, Gioia Tauro sarebbe il nord del mondo. Era vero, era una sfida affascinante, è diventata una sfida anche abbastanza possibile. E questo è tutto. E il futuro della portualità italiana? Difficile. Difficile, perché secondo me manca un briciolo di attenzione sul fatto che i porti aperti hanno tenuto aperto il paese in un momento più difficile che abbiamo vissuto durante il lockdown. I porti hanno tutti lavorato e siamo stati tutti aperti e il porto è andato avanti grazie alla portualità, e questo era un segno che forse quando si tratta, no, di spartire risorse europee o quando si tratta di fare degli investimenti, secondo me la portualità, lo shipping meritavano un'attenzione superiore. Poi bisogna essere sinceri e dire anche queste cose. E noi ringraziamo contramilano Andrea Agostinelli, lo ricordiamo livornese, ma diciamo di adozione calabrese, per il suo intervento e per il suo grande entusiasmo di come ha spiegato come da una realtà difficile, di quella del territorio di Gioia Tauro, invece è riuscita a portare questi dati davvero incredibili, davvero positivi per un rilancio effettivo del porto e di tutto il territorio. Quindi ringraziamo davvero per questa bella chiacchierata che comunque ha aperto anche un po' una riflessione sulla situazione, sulla realtà italiana dei porti, e con questo diamo appuntamento, ci fermiamo qua, diamo appuntamento ad un nuovo approfondimento, ad una nuova puntata del personaggio. Grazie a voi.